cioè non facciamo tante view perché non faccio vedere il culo. No, ho detto che se vogliamo farne di più devi tipo andare in mutande, cioè tipo devi andare in moto in perizoma, così probabilmente faremo più view. Ma ti pare? Perizoma oppure completo in latex? Sì. Molto sadomaso. Da notare la Red Bull nello zaino, in caso mi venissero attacchi di narcolessia, visto che sono molto frequenti. Zaini sempre più pieni. Teniamo aperto il cancello nella luna che salirà tra 25 minuti. Sto facendo fatica a mettermi lo zaino. Allora, ho messo, zaino messo, adesso lo tiriamo un pochino, giusto per... Ok? Oddio, se pesa! Se... Dato che non si può agghindare il Duke da viaggio, ci agghindiamo noi da viaggio. Scomodità assoluta. Arriveranno i soldi per comprare un'altra moto. 6 months later. Ho messo folle all'umido nei sacchi degli altri per non avere il problema del secchio stamattina. Ottima mossa. Vedi che il viaggio dell'anno scorso ti ha insegnato qualcosa? Flashback. Andiamo. Non abbia ritirato i secchi. Vabbè, lascialo lì. Sì, 2 giorni, dai. E chi se ne frega. C'è il tuo vizio di mettere fuori i secchi. Bisogna buttare ancora degli altri. End of flashback. L'anno scorso l'hai fatto spegnere 2 volte nelle prime 3 vie. Vediamo se quest'anno miglioriamo. Ok, siamo partiti da casa, lì dietro. Adesso prenderemo l'autostrada e ci spareremo tipo 200 km, credo. In direzione Cuneo, quindi A4, A55, A6, A33. E poi una volta usciti dall'autostrada Cuneo Est, Luna, ricordati Cuneo Est. Cuneo Est. Andremo a fare in ordine Falconiera, Sampeire e Colle dell'Agnello. Che Luna, sai qual è la particolarità? Che... Dai, te lo dico io che sennò facciamo sempre brutte figure. È il secondo passo per altezza dopo lo Stelvio in Italia. Ah. E il terzo più alto d'Europa. Dopo l'Iseran, Stelvio, Agnello. Ottimo. Poi da lì scenderemo in Francia, Isoard, Brianson, di nuovo Italia, Albergo Nanna. E questo sarà la giornata di oggi. E nel frattempo che puzza di merda. Incredibile, in questi giorni hanno concimato i campi qua in zona. Sì, ma cos'è la discarica? Ah boh, infatti io mi domando alla gente che problemi abbia. Gli passano a prendere la roba fuori casa e la devono buttare nelle piazzole. Vabbè. Comunque ieri sera abbiamo dovuto accendere il nebulizzatore perché c'era un fetore incredibile, non riuscivo a mangiare. Quindi Luna ha scelto una fragranza, sandalo. Sandalo. Che non è tipo il sandalo del tedesco, che comunque non penso sia profumato, è una cosa un po' diversa. Che bello. Senza calze o con le calze? No, beh, con le calze, sandalo di tedesco, anche perché il calzino impregna e puzza di più almeno. Ah, ok. Le basi queste, Luna, le basi. Confidiamo sempre nel telepass, però magari con 28.000 kg di zaino, hai visto? Bene, prendiamo direzione Torino. A4. Bene fans, siamo in autostrada in sesta e dato che da qua a Cuneo sono credo 2 ore e mezza / 3 di questa noia infinita che ci spiattellerà le gomme nuove, direi che Luna possiamo teletrasportarci direttamente a Cuneo perché almeno i fans si evitano la rottura di maroni. Teletrasporto. Many hours later. Bene fans, dopo 127 minuti di
puro piacere autostradale. 240, no, non è vero. Quanti chilometri abbiamo fatto? Sui 200 chilometri più o meno di autostrada. Ah. Siamo arrivati alla barriera di Cuneo. Finalmente. Adesso vediamo se il telepass apre la sbarra. Alleluia. Scusa, mi sposto perché mi prende in testa. Sì, esatto. Sono mica tanto normali. Bene, siamo usciti dall'autostrada. Adesso dobbiamo prendere Cuneo Est, tra 1,2 km. Puzza di marcio. Anche se il cielo sopra non è male, cioè è abbastanza azzurro. Dobbiamo uscire qua, eh. Sì, uscita Cuneo Est. Ci sono in pianura piacevoli 29 gradi, ma devo dire che si sta bene in realtà. Si sta molto bene. Ok, dobbiamo seguire per Borgo Sal Dalmazzo. Borgo? Luna Colombo è la preparazione dell'itinerario. Luna, mi raccomando, impara un po' la strada. Sì, sì, la imparo. Sì, sì, infatti. Prossima volta comprami una lavastoviglie. Ma veramente, cioè, siamo nella preistoria. Prossima casa, lavastoviglie. Se ci stesse l'avremmo messa. No, 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 non potevi comunque. Con molta lungimiranza abbiamo deciso di non portare gli antipioggia. Speriamo sia stata una mossa intelligente. Ma sì, un po' di acqua. Lava le tute. The next day. Il tempo si è messo abbastanza male, infatti mi sa che più avanti prenderemo anche l'acqua. Meanwhile. Guarda che bella. Street Fighter. Che bella. Sì, ma devi fare un mutuo per comprarla. Beh, ormai si intravede bene la sagoma delle montagne. Qua la benzina costava. Qua c'eravamo fermati l'altra volta. Ah, può essere. Sì, 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 siamo passati di qua comunque. Quindi mutando di lana. Che immagine piacevole. Siamo a Boves. Boves? Oh, Boves. Ma non c'è anche in Val d'Aosta Boves? Ah. Perché miseria, guarda quanto è alta quella montagna. Ah, sì. Ah, i testicoli. Fontanelle. Fontanelle. Ho un negozio di piastrelle a Fontanelle. Fa anche rima. Hola, hola. Ho cagato nella iola. Sei il solito sboccato. Comunque ho un po' di mal di pancia. Ecco. Guarda che bella casetta. Sì, molto bella. Cosa? Cosa? Ho detto, si è già levata un po' di quella foschia orribile. Ah, sì, beh, un pochino. Attenzione rotatoria e attenzione case fatte intorno alla rotatoria in modo tondo. Bello. Oddio, sono un po' inquietanti, Carine, ma un po' inquietanti. Poi ti affacci alla finestra e guardi le macchine che passano sulla rotonda. Bello. Borgo San Dalmazzo. Ma aspetta, De Monte, però non mi sembra che ci fosse da andare dritto. Perché non scrivono SS21, dice qui? Eh no, è giusta, giusta, giusta. A destra? Sì, sì, è questa. Ok. Sai cosa gli piaceva a San Dalmazzo? Sto a giocare a carte. Ah, perché? E Dalmazzo pescava sempre gli assi. Oddio. Battutona. Pensa che non ho neanche fatto un corso di comicità, eh? Proprio mi viene così, naturale. E pigliati sto pezzo di... Attenzione, De Monte. Ma devo tenere, ci sarà telecamera? Eh sì, siamo ormai sulle montagne. Ok. Anche perché qua ormai non è più autostrada, siamo nel vivo dell'azione. La senti l'azione? Bella. Anche se i fans nel sondaggio dove ho chiesto secondo loro come mai facciamo poche view in relazione alla qualità del materiale, hanno detto che devi uscire di più il culo. Perché tanti hanno detto che sono per il team culo e non per il team tette. Quindi in realtà le tette sono sopravvalutate, nel senso che si pensa sempre oh, le tette, poi in realtà la gente guarda di più il culo. Quindi insomma il succo era più culo di Luna. Cioè non facciamo tante view perché non faccio vedere il culo. No, hanno detto che se vogliamo farne di più devi tipo andare in mutande, cioè tipo devi andare in moto in perizoma, così probabilmente faremo più view. Ma ti pare? Perizoma oppure completo in latex. Sì. Molto sadomaso. Wow, ho appena messo una foto in pantaloncini. A parte la battuta del culo di Luna, la realtà era che tutti dicevano che la maggior parte delle persone vuole vedere gente che rischia di ammazzarsi, perché se poi si ammazzano ci gode nel vederli ammazzarsi. Questo è il succo che ne è venuto fuori, della serie che guardi il video sperando che succeda qualcosa di brutto.
Ah beh. Cioè non è una mia delucidazione, sto riportando i commenti che ho letto. E quindi questa cosa è abbastanza triste. Sì, appunto, è molto triste. Però probabilmente se l'hanno scritta in così tanti sarà vera. Io devo campare ancora almeno 80 anni. Cioè 80 più 25? Esatto. Ah beh, dai, buona, poche pretese insomma. Almeno 80 anni ancora. Sì, ma a 105 anni non riesci mica ad andare in moto, eh. Se avrai le ossa talmente fragili che alla prima buca ti sbricioli. Io vabbè, guardo gli altri che vanno. Ah beh. E vabbè, dai, meglio che niente. Bene, chiusa questa parentesi di demenza, ma anche di realtà, riprendiamo qui circondati dalle colline cunesi. Oh, inizia un po' di campagna. Comunque se vedi il cartello Colle della Fauniera, ecco, magari avvisami, che magari non lo vedo. Ok. Attenzione, concentrazione, ritmo, velocità. Che spisa. Eccolo qua, Colle della Fauniera, 25 km. Colle dei morti, oh mio Dio, tocchiamoci. Ma va? Giuro. Bene fans, siamo arrivati all'inizio della salita del Colle della Fauniera, che Luna ha letto essere anche chiamata Colle dei Morti. Ah beh. Many months later. Ciao fans. Ciao fans, Luna, perché siamo intervenuti a questo punto del video? Perché dobbiamo spiegare qualcosa tratto da Wikipedia. Esatto, cioè praticamente a questo punto tu dici, ah, si chiama anche Colle dei Morti, e ci domandiamo in realtà perché si chiama Colle dei Morti. Ho cercato su Wikipedia e anche su altri siti, praticamente si chiama così perché nel 1750 le truppe francesi si stavano ritirando durante la guerra di successione austriaca e mentre scappavano sono state trucidate in questa valle dalle truppe austriache e piemontesi e quindi da quel momento in poi l'hanno chiamato anche Colle della Morte o Vallone della Morte, quindi il motivo è questo. Bravo, voto 10. Grazie, arrivederci. Meanwhile. Ecco, guarda, qua c'è anche l'ombra. Ciao fans, siamo in autostrada in una Columbus Madonna. Non si sa per quale motivo, non mi rende parte della sua vita.